Il pomeriggio del giorno della risurrezione, due discepoli erano diretti ad Emmaus, una piccola città a circa 13 chilometri a ovest di Gerusalemme. Gli studiosi non concordano sulla sua esatta posizione, indicando tre possibili località, una delle quali è Abu Ghosh, dove ci troviamo noi oggi. Senza dubbio i due discepoli si erano recati a Gerusalemme per la Pasqua ed ora rientravano alle loro case con la mente confusa e il cuore turbato. Avevano sentito della morte e della risurrezione di Gesù, ma non erano sicuri di quest'ultima, potendo trattarsi di una voce infondata. Non avevano percorso molta strada quando un estraneo si unì a loro nel viaggio. Oppressi com'erano dalla delusione e dallo scoraggiamento, non si soffermarono sul suo aspetto fisico. Gesù, ascoltando le loro parole avvilite e volendo dare loro speranza, chiese loro perché fossero tristi. Uno dei discepoli, Cleopa, si rivolse a lui chiedendogli se fosse l'unica persona a Gerusalemme a non aver sentito della notizia in città. Luca 24, versetto 21, riporta che Cleopa proseguì raccontando di come Gesù fosse stato crocifisso ed infine aggiunse: «Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele». La gente aveva riposto le proprie speranze in Gesù. Una di queste era che avrebbe liberato Israele dalla schiavitù e dal dominio dell'impero romano, che avrebbe usato il suo potere soprannaturale per sconfiggerlo. Queste speranze e questi sogni si infransero però quando videro Gesù inchiodato alla croce. A volte le nostre speranze e i nostri sogni non sono gli stessi di Dio, e Dio usa la delusione per indirizzare la nostra vita ad un piano migliore. Gesù continuò ad ascoltarli e raccontare la storia sulla propria morte e poi, al versetto 27, iniziò a spiegare loro ciò che Mosè e tutti i profeti avevano scritto. Spesso sentiamo solo ciò che vogliamo sentire. Leggiamo e prestiamo attenzione solo alle parti che ci interessano. Ma Gesù mostrò chiaramente che il Messia non doveva avere un regno terreno, ma era venuto per servire, dimostrandoci il vero amore e morire per noi. Giunti ad Emmaus, Gesù fece intendere di voler proseguire il suo viaggio, ma i due discepoli lo convinsero a fermarsi con loro e a mangiare insieme. Qui vediamo l'importanza dell'ospitalità, perché senza saperlo potremmo trovarci ad ospitare degli angeli. Quando Gesù prese il cibo, spezzò il pane e lo benedisse. Videro le sue mani e le ferite dei chiodi e capirono che era Gesù. Di certo avrebbero voluto prostrarsi e adorare Gesù, ma nel momento in cui capirono chi era, lui svanì. Allora ritornarono a Gerusalemme con una storia da raccontare. Trovarono la casa dove erano gli 11 apostoli e spiegarono che Gesù era risorto. E in quel preciso istante Gesù apparve in mezzo a loro dicendo: «Pace a voi!» Stese le mani e li incoraggiò a toccarlo per constatare che fosse reale e non uno spirito. Videro le ferite sulle sue mani per la prima volta. Ora sapevano che era davvero Gesù. Mangiò con loro e trascorse del tempo ad insegnare, preparandoli ed istruendoli. Tanto a tavola ad Emmaus come con gli apostoli, Gesù usò le sue ferite per provare la sua identità. Gesù ha una potenza soprannaturale e potrebbe rimuovere le sue cicatrici. Sceglie però di non farlo, perché se ci raccontano la storia di chi lui sia in quanto persona. In cielo continueremo a guardare quelle cicatrici, in quanto raccontano la storia del suo immenso amore per noi, del costo elevato del peccato e del sacrificio fatto da Gesù. Che un fuoco bruci nel cuore mentre ascoltiamo la sua storia e che possa portarci ad arrendere i nostri cuori a Lui.